Buonasera. Niente, cosa posso raccontare? Solo la mia storia. Sono Giulio, 47 anni, vengo da Medea. Io mi chiamo Nicoletta e la mia storia è iniziata alcuni anni fa. Sono un ex giocatore. Ho iniziato in un tabacchino. Mi sono fatto prendere dal gioco delle slot, stupido via, cominciando a buttare dentro i classici 5 euro. Ho visto queste macchinette, inizialmente andavo lì per prendere le sigarette e giocavo alcuni euro senza essere troppo presa dalla cosa. Questa dipendenza, questa è una malattia, questa è una malattia. Prima che io crollassi mentalmente e fisicamente, diciamo l'ultima settimana sono stato male, non dormivo la notte, saltavo nel letto, dovevo svegliarmi. Questa è una cosa che mi fa male veramente, devo dire. Quando giochi per un po' di tempo, per anni, il tuo pensiero è solamente quello di andare lì a giocare. Tu ti siedi lì e quello che c'è intorno non ti interessa. E sono arrivato al punto che anche se vincevo non mi interessava. Vincevo e giocavo. Perché? Perché? È una droga, non c'è niente da fare. Perché? Come vai fuori con la testa, La tua testa è mai sulla slot. A me le macchinette attirano, mi divertono, mi rilassano. Noi abbiamo le nostre macchinette preferite, perché non tutte, diciamo, quelle più preferite, quelle che ha più colori, quelle che fanno più rumore. Sì, abbiamo proprio, scegliamo una macchinetta e quella la cerchiamo. Momenti in cui ho avuto delle difficoltà emotive. C'era questa grande vergogna nei confronti di tutti, nei confronti anche della vita, perché in quei momenti ti senti talmente distrutto, dannoso, che non poche volte pensi anche di farla finita. Quando cominci a perdere non hai più soldi in tasca, dovevi andare a prendere qualcosa e non ce li hai più, come fai? Devi cominciare a dire bugie. I soldi calavano, i miei soldi a disposizione calavano, e in più me ne facevo dare da mio marito inventando delle spese inesistenti per poter giocare. Quello che mi dispiace di più di aver raccontato tantissime frottole a mia moglie. E questo Giulio è diventato piano piano cattivo, bugiardo, e rispondeva male. Ho mentito a tantissima gente, a tutte le persone a cui ha chiesto soldi ha mentito, perché chiaramente io non avevo il coraggio di confessare in che modo avevo buttato i soldi, inventavo scuse che mi servivano per mille modi, per mille motivi diversi. Purtroppo mi sono ritrovata a dover fare dei debiti, a chiedere dei soldi ad amici per poter tappare i buchi che avevo fatto, i soldi che ritrovevo a mio marito, perché succedeva anche questo, che lui mi consegnava dei soldi per pagare alcune cose che non venivano pagate, ma la scadenza li dovevo tirar fuori. Ho iniziato ad amici a chiedere soldi che praticamente 100 a uno, 100 a un altro, 200 all'altro, aumentavano sempre di più, i debiti aumentavano sempre di più. Non ho fatto debiti, avevo chiesto solo un prestito a una persona. Questa persona, dopo un periodo che gli dicevo non riuscivo ancora a tornargli, mi aveva minacciato con avvocati, che se ero un disonesto, questo e quell'altro. Alla fine ho dovuto fare anche un finanziamento, cercando di non farmi scoprire da mio marito, perché lui le mie situazioni più o meno le ha tutte sotto controllo. Comunque ho rischiato, sono stata scoperta, sono stata fra virgolette minacciata. E non avevo i soldi per giocare, li cercavo in casa, avevamo sempre, come penso tutti, teniamo i soldi nell'armadio per le piccole cose. Ecco, io cercavo i soldi a casa
e alle volte non ne ho trovati ed ero diventato bravo. Questa è una cosa che mi fa male veramente, devo dire. Con le pinzette, sai, presente le pinzette per le ciglia, li tiravo fuori dalla salvadanaia dei miei figli, giravo la salvadanaia con le pinzette, andavo dentro perché sa che si piegano nelle fessoline anche quelli di carta, no? Ecco, li tiravo fuori lì per andare a giocare. E questo mi ha fatto molto male e l'ho voluto raccontare ai miei figli nel momento in cui ho tornato tutti i soldi ai miei figli. E quando metti questa cosa qua davanti a tutto, che magari anche il tuo lavoro, il tuo stipendio, la tua vita, tua moglie, i tuoi figli, sono crollato fisicamente proprio sul divano, scoppiato in lacrime, mia moglie un po' preoccupata mi ha chiesto cosa avevo e gli ho spiegato tutto. Avrei rischiato fortemente di perdere mio marito e non solo mio marito, due figlie che ho, una di 20 e una di 25 anni. Questo ovviamente mi ha comportato problemi sul lavoro, in famiglia e via dicendo, fino ad arrivare a un tentativo di suicidio. Diciamo che quando sono arrivato all'apice del buco nero, con problemi sul lavoro, problemi economici e via dicendo, quindi tentativo di suicidio, a quel punto abbiamo ricercato immediatamente un contatto. Ho cercato di raddrizzare la mia vita, ci sono riuscito. Mi sono resa conto che avevo bisogno di aiuto e chiedendo perdono a mio marito gli ho proposto di andare a Palma Nova al CERT e di chiedere aiuto agli operatori del CERT. Perché poi è la vita, non è abbracci tutta la vita, non abbracci solo problematica del gioco. C'era qualcosa che non andava, cambiamo registro. La vita è qualcos'altro, la vita non è il gioco. Nel tempo io lo paragono a una droga, assolutamente. Non bisogna entrarci. La vita è un'altra cosa, non è quella. Come non è la droga, non è neanche il gioco, assolutamente. In questo momento mi sento serena, e anche perché ho fatto star molto male mio marito, fisicamente, moralmente, anche fisicamente. E quindi adesso sto lottando anche per farlo star bene. Ma lui comunque adesso lui riesce a percepire questa mia serenità interiore, questa mia forza di lottare, la percepisce e quindi sono serena anche da questo punto di vista. Quindi adesso io la Nicoletta di adesso la sento forte e voglio che continui a lottare per non sbagliare ancora e per poter essere sempre sincera con tutti. E pian piano sto riprendendo in mano la mia famiglia. Devo dire che stiamo bene adesso. Quando fanno una domanda a mia moglie, e mia moglie, io mi giro verso mia moglie finalmente dice sta facendo il bravo, stiamo bene, no? Che all'inizio aveva le lacrime, e vedere tua moglie con le lacrime non è che faccia bene, no? La fiducia si può ritrovare piano piano. Quello che ho imparato anche nel gruppo è la stima, che è di più difficile da ritrovare. Sono libero, ti liberi, sei nuovo, dentro, ma anche fuori. Buongiorno, mi chiamo Valentina Vidal, sono una psicologa, psicoterapeuta, lavoro presso il servizio di alcolologia e dipendenze patologiche dell'azienda numero 2 Bassa Friulana Isontina.
mi occupo, il servizio si occupa da sempre di dipendenze patologiche legate alle sostanze psicoattive, classicamente quelle che conosciamo tutti, legali e illegali. E da un po' di anni ci occupiamo anche di gioco d'azzardo patologico. In modo particolare, il mio lavoro si occupa prevalentemente di questa patologia, di questa malattia ormai riconosciuta a livello mondiale come vera e propria dipendenza. E noi qua offriamo un servizio proprio dedicato alle persone che ne soffrono, e che quindi si rivolgono tramite una semplice telefonata o venendo direttamente al nostro servizio, per chiedere supporto, aiuto e consulenza. Le persone vengono accolte, viene fatta una prima valutazione della gravità rispetto alla problematica e viene proposto un programma terapeutico. Il programma terapeutico che noi proponiamo è solitamente quello relativo al gruppo, un gruppo di terapia. Questo perché il gruppo di terapia è riconosciuto come strumento fondamentale nella cura e nella riabilitazione della dipendenza dal gioco d'azzardo, della dipendenza patologica in generale. Sono in trattamento da 1 anno e 4 mesi, sono nel gruppo Permanova con la dottoressa Vidal. Aspetto solo il martedì per andare al gruppo. Già adesso sono 1 anno e 4 mesi, 5 mesi che ci vado, tuttora aspetto il martedì per andare al gruppo. È un appuntamento di ricarica, è un riempire il serbatoio settimanale. Senza vergogna, perché dopo un po' la vergogna comunque ti passa e diventi più forte. Questo percorso che sto facendo è per me è stata una cosa meravigliosa, è tuttora una cosa meravigliosa. Una cosa meravigliosa. Io spero di poter aiutare, no, non voglio vedere gente che si rovina così, non è giusto, non è giusto. Sono già tanto tempo che ci penso, voglio fare qualcosa perché vengano eliminate queste macchinette qua, no? Non è giusto, non è giusto. Il domani comunque è comunque sole come c'è adesso. E assolutamente voglia di andare avanti, di vivere, non da solo, ma soprattutto con mia moglie. Poter dare una mano a chi ne ha bisogno, assolutamente. Se oggi sono qua è per quello. Solo per quello.